Si può usare l'acqua dei water per raffreddare le centrali nucleari? Lo sapete che le centrali nucleari, come tutti gli impianti termoelettrici, hanno bisogno di acqua per raffreddare i processi. Quindi di solito le piazzi o vicino al mare o vicino ai fiumi. Col problema della siccità, ultimamente, dici, potrebbero avere dei problemi quelle vicino ai fiumi. Quindi basta, non facciamo più centrali nucleari nell'entroterra? Non credo proprio. Esiste una centrale nucleare nel deserto dell'Arizona, vicino a Phoenix, e si chiama centrale di Palo Verde, lontana da qualsiasi fiume o bacino idrico gigante, e produce elettricità pulita per più di 4 milioni di persone, non solo per l'Arizona, ma anche per gli stati circostanti. E usa letteralmente le acque dei cessi per i processi di raffreddamento. Quindi c'è un sistema di canali che dalle città vicine porta l'acqua in alcuni bacini vicino alla centrale, ovviamente purificati, e la centrale va ciuff ciuff come un treno. Tra l'altro hanno queste torri di raffreddamento fighissime. E vabbè, è un caso unico al mondo, ma è la dimostrazione che puoi fare letteralmente una centrale nucleare nel deserto. E questo è uno dei motivi per cui la siccità non può essere un motivo per non costruire nuove centrali nucleari.